Ciao ragazze, ecco un video natalizio sul fai da te. Queste sono delle palline di Natale personalizzate, ottima idea anche come regalo. Inizio prendendo un tovagliolo, in questo caso ho trovato un tovagliolo con la stella di Natale e prendo la più piccola perché va a incastrarsi bene nella mia pallina di plastica. Il tovagliolo l'ho trovato in un negozio normale, in un supermercato. E vado a ritagliare tutta la stella di Natale facendo attenzione appunto a non lasciare margini liberi. Io ho deciso di tagliare il tovagliolo con tutti gli strati assieme, che poi dopo comunque utilizzerò solo lo strato superficiale, ma se vado a ritagliare quello da solo rischio di strappare appunto il mio disegno avendo molti dettagli. E le palline di plastica invece le ho prese alcune da Happy Casa, altre invece al Center Casa. Comunque in questo periodo natalizio le trovate in molti negozi di casalinghi. Oppure trovate anche quelle palline sempre di Natale che all'interno c'è la cioccolata, il presepino con i personaggi di zucchero. Se ve ne hanno regalate gli anni scorsi oppure se ve ne regalano quest'anno, non buttate via la pallina, ma tenetela perché può sempre servire. E una volta che avete ritagliato tutto, vedete, cerco di essere il più precisa possibile, a questo punto vado a togliere tutti gli strati sotto e prendo una delle due metà di pallina, indifferente quale utilizzate. E poi prendo un pennello piatto e della colla vinilica. Se trovate che la colla vinilica sia troppo densa, potete diluirla in acqua. Io ho preferito utilizzarla così perché la lavoro meglio. Se invece vedete che quando andate a mettere il tovagliolo rischiate di romperlo perché la colla è troppo densa, basta solo aggiungere un po' d'acqua e lavorate meglio. Vedete, metto la colla dappertutto, dopodiché vado a mettere all'interno la mia stella di Natale. E passo sopra la colla vinilica in modo che aderisca bene. Parto dal centro andando verso l'esterno in modo da non lasciare delle bolle d'aria. Presso leggermente il pennello senza appunto strappare la carta. Faccio attenzione ad aver messo la colla dappertutto. Se utilizzate la parte di pallina, diciamo che ha la scanalatura all'interno, fate attenzione perché adesso andando a mettere i brillantini, se voi lo mettete anche nella parte che poi si va a incastrare, non so se mi sono spiegata, poi con i brillantini appunto non riuscite a incastrarla. Ora vedete, io metto i brillantini dentro e poi semplicemente passo così, tengo il foglio sotto appunto per recuperare gli altri brillantini. Sbatto bene tutta la mia pallina, poi la lascio ad asciugare. Una volta asciutta potete provare a battere di nuovo in modo da togliere eccesso di brillantini. E la mettete in parte ad asciugare, massimo 24 ore asciutta. Vedete, vi dicevo, questa invece è la scanalatura interna, quindi faccio attenzione a non andare a mettere la colla vinilica lì. E vado appunto a metterla tutta intorno. Questa è l'altra metà che sarà il davanti. Quindi vado prima a fare tutto il bordo, perché non vado a mettere i brillantini dappertutto. Non so se l'avete notato all'inizio del video che aveva quell'effetto un po' neve e ghiaccio per capirsi. Una volta che ho fatto tutto il contorno, vado a picchiettare in modo da non fare un contorno netto, ma appunto un po' effetto nebbia, effetto ghiaccio, non so come spiegarlo. E poi prendo dei brillantini bianchi e faccio la stessa cosa. Che si sono bianchi, iridescenti, hanno un po' di sfumature. Nel caso dovesse sporcare la parte della scanalatura, nessun problema. Quando finite di fare, prima che asciughi, potete passare un fazzoletto o un tovagliolo. Ora prendete una foto. Io ho preso questa qua di un gattino e di un cagnolino perché sono dei regali. E andate a ritagliare. Prima, ovviamente, mettete la pallina per dare la forma e poi la ritagliate. Io su qua la sto rifilando perché era un po' troppo grande. Poi prendete la parte con la scanalatura interna. Qua vedete che è quella oro perché è un'altra pallina che era già asciutta, mentre sull'altra pallina che abbiamo appena fatto sarebbe la parte bianca per capirsi. E
e con la punta del pennello e un po' di colla vinilica vado a metterla sul bordino. Se ci sono dei brillantini in eccesso, basta prendere un pezzo di carta o un tovagliolo e pulirlo lì in modo da non sporcare tutta la colla vinilica. Questo passaggio potrebbe essere anche superfluo, come preferite. Io preferisco farlo per tenere l'immagine più ferma. Comunque trovate tantissime forme, palline, tonde, a forma di cuore, a forma di stella, vedete? E poi andate a metterla all'interno. Ovviamente nel caso dell'altra pallina andrà messa al contrario, quindi in modo tale che la parte della foto sia dalla parte bianca, ovviamente. Una volta che l'avete appoggiata, mettete l'altra parte e andate a pressare e appunto a chiuderla. Se vi capita che si piega, potete tirarla fuori e in caso rifilarla oppure sistemarla meglio, come succede a me appunto. Un altro consiglio che vi posso dare è: una volta chiusa la pallina, potete mettere un nastro tutto intorno in modo da chiudere le due metà e rifilarle di più, oppure semplicemente lasciarle così, che è anche bello vedere il contrasto dei brillantini bianchi e oro. E poi ho preso un nastrino dorato, potete metterlo anche trasparente oppure bianco, dipende quello che preferite, e cercate di fare una lunghezza che appunto poi vada ad attaccarsi all'albero. E semplicemente fate un nodino. Questo video è molto semplice, ci vuole solo un po' di tempo, un po' di pazienza, perché anche incastrare le foto diciamo che non è facile, perché se tagliate troppo dopo va in basso, però ho visto che in alcuni negozi trovate anche proprio la base apposta da mettere al centro per attaccare la fotografia. E niente, questo è tutto, spero vi sia piaciuto. Se avete consigli, scrivetemeli qua sotto. Se fate anche voi queste palline, potete benissimo mandarmi le foto sul mio gruppo di Facebook. Un bacio a tutte e buone feste, ciao!